La musica, quella che fa riflettere, alla quale ancorare un messaggio, quella che abbatte i confini, un piano, un artista, il cantante Paolo Vallesi, il palazzo della presidenza della regione Toscana, in quella Firenze che dà sempre culla di civiltà, in quella Toscana che è fertile, terra di diritti. È qui che Vallesi ha chiuso con una performance musicale la settimana dei eventi della Toscana delle donne, voluta dal governatore Gianni, ideata dalla sua capo di gabinetto Cristina Manetti. Gianni ha ricordato che gli incontri avvenuti questa settimana hanno voluto creare i presupposti affinché sia forte l'impegno della regione per sostenere iniziative per le donne, donne che devono, ha continuato Gianni, avere un ruolo di protagonismo, spessore e forza. Dunque attenzione e sensibilizzazione e poi la delicatezza della musica che è diventata ponte di questo messaggio tra le persone. Lo ricorda lo stesso Vallesi a margine del suo concerto citando uno dei brani di Ruggeri che ha interpretato per l'occasione. Una canzone del mio amico Ruggeri che è quello che le donne non dicono, perché nella sua dolcezza e semplicità rappresenta, descrive il mondo femminile come, con una sensibilità con cui pochi sono riusciti. Poi Vallesi ha parlato del suo impegno per dar voce attraverso le canzoni agli ultimi. Il mio primo Sanremo, la mia prima canzone, in qualche modo la mia prima discesa in campo, insomma, mi ha fatto diventare un personaggio conosciuto, era Le persone inutili, ed era una canzone che si rivolgeva a tutto un mondo di emarginati e non spesso considerati, per cui ecco, diciamo che nel contesto la musica è bello anche quando prova anche a dar voce a chi solitamente non l'ha. Per quanto riguarda i diritti delle donne, la strada è ancora lunga, sì, ma tracciata. Vallesi chiude con un messaggio di speranza e di ottimismo. Sicuramente viaggiamo in una direzione migliore, che tutto sia ancora come dovrebbe essere non si può dire, ma è giusto intanto viaggiare verso la direzione giusta.